Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie mille per la disponibilità. Buongiorno a voi. Io vorrei partire con l'inflazione europea perché naturalmente ci interessa forse di più in quanto ci troviamo in Europa. Le volevo chiedere innanzitutto se il numero a suo avviso è come dire, preoccupante o meno, perché Christine Lagarde continua a dire che naturalmente i numeri sono uguali a quelli del 2019, il che significa che naturalmente sono sotto le stime della BCE. Ma no, a dire la verità stanno sopra le stime della BCE di un bel po' e siamo a un record da molti anni a questa parte. La tesi, mi pare, di Lagarde è che questo è un aumento temporaneo. Però, insomma, ci sono varie ragioni che possono far pensare che non sia temporaneo. Innanzitutto, in vari paesi europei, in particolare in Germania, cominciano a vedersi delle pressioni salariali o comunque delle richieste di aumenti salariali. Quindi, se l'aumento dell'inflazione si radica nelle aspettative e negli aumenti salariali, a questo punto l'inflazione può effettivamente diventare non transitoria. L'altra cosa è che c'è la disruption delle supply chains, c'è la deglobalizzazione, c'è il fatto che la Cina non può più essere il manifatturiero del mondo perché tutti i paesi stanno cercando di fare reshoring o nearshoring, cioè avere dei paesi vicini che producono determinate cose, il Messico invece che la Cina, per dire, per gli Stati Uniti. E tutto questo in più ci sono le politiche per il cambiamento ambientale, quindi per il combattere il riscaldamento globale, che sono politiche sacrosante, ma che hanno l'effetto di generare inflazione, perché una carbon tax o l'equivalente in termini di ETS, quello che sia, hanno l'effetto di aumentare i costi dell'energia per le famiglie e anche ovviamente per le imprese. Quindi c'è qualcosa di strutturale che può generare inflazione. In più, le economie stanno andando molto forte, quindi abbiamo dei segni di surriscaldamento delle economie. Assolutamente sì, intanto io ribadisco che proprio ieri in occasione dell'evento che appunto aveva preparato la BCE c'erano presenti anche Jerome Powell, anzi scusate, 2 giorni fa anche Bank of England ha detto che l'inflazione è praticamente sui livelli del 2019 se non ci fosse stata sempre la pandemia e dunque non la preoccupano i numeri. Inizia, come dire, anche il discorso della crisi energetica che comunque comincia a pesare agli stessi cittadini, inizia a perdere un po' credibilità la spiegazione dei banchieri centrali che continuano comunque a convincerci che l'inflazione è soltanto transitoria, visto che anche lei ha citato alcuni indicatori di un'inflazione un po' più strutturale. Sì, credo che insomma la Fed ha già moderato i toni, quindi c'è già una prima indicazione che le politiche ultra espansive possono essere ridotte. La Bank of England, in realtà anche molte altre banche centrali in giro per il mondo, hanno fatto la stessa cosa. In Europa, per esempio, la Bank of Norway. La BCE per ora mantiene una posizione molto dovish. Credo che Christine Lagarde sia terrorizzata di rifare il doppio errore che fece Trichet, che aumentò i tassi pochi mesi prima del crack di Lehman a luglio del 2008 e poi ancora a luglio, mi pare, sì, del 2011, poco prima della crisi dei debiti sovrani. Quindi invece ha visto come la gestione Draghi con tassi a zero o negativi sia stata una gestione di grande successo. Quindi mentre fino a un po' di anni fa
Io sono stato un banchiere centrale, comunque ho lavorato in una banca centrale per metà della mia vita professionale e quello che si diceva è che le critiche da sinistra sono normali alle banche centrali, le critiche da destra sono quelle che fanno più male. Critiche da destra sono quelle di coloro che si preoccupano che tu non stai combattendo l'inflazione con sufficiente rigore. Oggi sembra che la cosa sia rovesciata. Però, francamente, soprattutto con l'inflazione in Germania al livello a cui è arrivata adesso, insomma, ho qualche dubbio che la BCE possa mantenere questa posizione ancora a lungo. Dunque, le volevo fare un'altra domanda legata questa volta al discorso della stagflazione. Ricordiamo, in un momento in cui abbiamo alta inflazione e nello stesso tempo una crescita al ribasso, che non è la situazione attuale, per carità, abbiamo visto anche i dati macro degli Stati Uniti, si tratta comunque di una crescita molto sostenuta. Possiamo dire lo stesso anche in Europa, però incomincia a suo avviso ad essere un po' più valido il discorso della stagflazione, c'è tantissima speculazione sotto questo punto di vista anche su Twitter, se vogliamo. Ma questa è la tesi di alcuni economisti americani. Rubini, per esempio, dice che ci sarà la stagflazione, insomma, e fa il confronto con gli anni 70 e dice in sostanza che ci vorrebbe un nuovo Volcker, quindi un forte aumento dei tassi, eccetera, eccetera. Però, insomma, francamente a me sembra che la situazione adesso sia molto lontana da quella degli anni 70. C'è un punto di somiglianza, cioè che le politiche che devono essere fatte per il cambiamento, per combattere il cambiamento climatico, equivalgono in qualche modo in termini quantitativi, c'è un lavoro recente dell'economista francese Pisani Ferry che lo argomenta analiticamente. Equivalgono più o meno agli aumenti del prezzo del petrolio che si ebbero negli anni 70, con grandi differenze però per il fatto che qua c'è una grande disponibilità di investimenti pubblici che possono sostenere, come dire, evitare cadute della domanda dovute agli aumenti del prezzo dell'energia. Quindi ci sono delle differenze, ma c'è anche qualche somiglianza. Dunque, prima di parlare anche dell'ottimismo a cui stiamo assistendo qua in Italia a livello di dati macro, crescita del PIL e diminuzione del debito, volevo appunto fare il punto sulla crisi energetica. Che cosa ci indica a livello di inflazione, a suo avviso, i prezzi a cui stiamo assistendo? Oggi abbiamo visto i prezzi del natural gas, sto parlando naturalmente del benchmark europeo a 100 euro, poi abbiamo visto attualmente, anzi andiamo a vederlo adesso, l'indicatore degli Stati Uniti è leggermente al di sotto dei 6 dollari a 5,62, dunque i prezzi rimangono molto elevati. Tutto ciò che sta accadendo a livello della crisi energetica, che come stavo dicendo inizia a pesare proprio a noi i cittadini, che cosa indica appunto in termini di inflazione? Beh, diciamo, intanto c'è l'aumento della domanda a livello globale. La Cina è ripartita già l'anno scorso a ritmi, quelli tipici, insomma, della Cina di ante-Covid, ed è ripartito tutto il mondo, l'Italia compresa, molto più rapidamente di quanto non ci si aspettasse. Dopodiché si dice: ma le imprese oil and gas non hanno fatto abbastanza investimenti, e questo è possibile che non abbiano fatto molti investimenti, ma questo è anche in parte dovuto al fatto che queste imprese si aspettavano giustamente politiche volte a ridurre l'utilizzo di tutti gli idrocarburi, gas compreso. Naturalmente qui c'è molta incertezza e i governi non stanno chiarendo la faccenda, cioè il gas è temporaneamente un sostituto del carbone oppure dobbiamo combattere sia il gas,
sia il carbone che il gas, oltre che il petrolio, e andare soltanto sulle energie rinnovabili. Molti tecnici, io non lo sono, esperti di questa materia, dicono se vogliamo ridurre le emissioni dobbiamo abbattere il carbone ma andare di più sul gas. Allora bisogna che le imprese investano di più, ma i governi su questo devono chiarire le cose, altrimenti è evidente che le imprese non investono. Ecco, ultimissima domanda, io non vorrei diventare troppo specifica o tecnica per quanto concerne naturalmente questo argomento, ma con i prezzi attuali, anche perché ovvio che c'è stato un allentamento dopo l'intervento del governo, ma ci si aspetta un altro aumento dei prezzi verso fine anno e dunque non è finita qua. Si può andare avanti con l'agenda green dell'Unione Europea, che è molto ambiziosa, molto necessaria per carità, però visto il costo che stanno pagando i cittadini, a suo avviso potrebbe esserci qualche problema? Beh, intanto diciamo che per ora gli aumenti che abbiamo visto della bolletta energetica sono quasi per intero dovuti all'aumento del gas, che non c'entra con le politiche green, circa meno del 20%, a dire la verità, dell'aumento è attribuibile all'aumento del prezzo dei diritti di inquinare nel sistema ETS europeo. Certo, questo non è il momento migliore per fare aumentare ancora di più quel prezzo, che però, diciamo, quando si normalizzerà la situazione dal punto di vista degli altri costi energetici, forse dovrà aumentare, comunque non deve diminuire rispetto ai livelli attuali. Allora, ultimissima domanda, oggi abbiamo visto invece i PMI in Italia, comunque leggermente al di sotto rispetto al dato precedente, comunque il numero rimane abbastanza elevato, in particolar modo sicuramente, non lo so se possiamo vederlo graficamente, anche sopra il 50 che è fondamentale, il livello 50 che divide appunto l'espansione dalla diminuzione. Lei è altrettanto ottimista, ecco, per quanto concerne la ripresa dell'economia italiana, abbiamo visto il NADEF, la conferenza stampa di Draghi insieme a Franco, e dunque c'è ed è emerso un ottimismo molto molto importante sia a livello di debito sia a livello di crescita e soprattutto a livello di crescita. Ma sì, a me sembra che il 6% sia una stima del tutto ragionevole. Adesso, diciamo, io non darei troppa importanza a piccole oscillazioni del PMI, quindi con il complesso tutti gli altri indicatori tendono a indicare che il terzo trimestre risulterà essere stato un buon trimestre e probabilmente lo sarà anche il quarto trimestre, insomma, quindi l'acquisito è molto alto, quindi insomma credo che il 6% sia davvero, sia effettivamente, diciamo, nelle carte, nelle possibilità concrete. E di conseguenza lo è anche la riduzione del rapporto debito-PIL che viene stimata nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco, ultimissima domanda appunto che riguarda la crescita italiana, quali sono i rischi principali e nello stesso tempo i driver principali della crescita per il prossimo trimestre, ma diciamo anche nel medio termine? Beh, oddio, diciamo, per l'economia italiana, che è un'economia molto aperta, le esportazioni sono sempre un driver importante, però adesso, in questo momento, c'è una fortissima ripresa rispetto all'anno scorso, il famoso rimbalzo dei consumi, in particolare i consumi energetici e i consumi, scusi, di servizi che erano crollati, l'anno scorso e che stanno fortemente aumentando quest'anno, ma insomma tutti i servizi, tutti i consumi in generale, i consumi di beni durevoli anche erano crollati l'anno scorso e quest'anno si stanno riprendendo. L'altro driver nel breve periodo sono gli investimenti. Stiamo vedendo un boom degli investimenti, che vuol dire anche fiducia, direi, nel sistema Italia.
Assolutamente sì, comunque i rendimenti rimangono un pochettino più alti rispetto a quelli della Spagna e della Grazie. Grecia. Gallo, sì.